Premesso che per fortuna quest'anno presento un bilancio che non ha i tagli, no? Quindi questa è una buona cosa e credo che la manovra complessiva sia positiva. È chiaro che c'è ancora sofferenza, non è che, ma è stato poi detto, insomma, non è che abbiamo finito il percorso, si sono iniziate delle strade che mi sembrano interessanti, magari da precisare, perché poi è vero che l'Italia è lunga, per cui gli effetti di alcune manovre effettuate sono diverse da località a località. Ad esempio, mi veniva in mente, sentendo la questione dei bisognosi, no? Della cifra, giustamente, come è stata data, però nelle nostre realtà, che c'è una presa in carico precisa delle famiglie in difficoltà, è bene sapere che viene data. Perché, come dire, però è chiaro che non siamo così in difficoltà. Quindi capisco la logica e comunque lo sforzo che viene fatto. Quindi dobbiamo proseguire, anche se le scelte sono interessanti e condivisibili, volevo proseguire su alcune cose magari più specifiche. Il modello istituzionale, allora, prima c'è stato un intervento, ho sentito, allora, c'è un po' di confusione da questo punto di vista. Il modello che dobbiamo seguire è quello regionale, impostato dalla regione, nel nostro caso Emilia Romagna, o c'è un modello nazionale, cioè fusioni, unioni di comuni, perché ad esempio la regione Emilia Romagna ha al suo interno la città metropolitana, che tra l'altro è in sofferenza, fa fatica, poi c'è Daniele, che oltre a essere sindaco di Valsemoggia, ha anche una delega, cerca di sopravvivere a un pezzo di quello che... c'è un po' di confusione ancora per le città metropolitane, in particolare Bologna, perché... Però il modello è quello delle unioni con all'interno le fusioni in Emilia Romagna, la dico proprio in sintesi, no? Per cui anche la città metropolitana si sta strutturando in questa direzione. Se il modello è un altro, cioè noi abbiamo bisogno di razionalizzare il sistema istituzionale, giusto il Senato, giusto le fusioni, però bisogna che teniamo una linea, ecco, questo è il tema, perché si può fare in tanti modi, non è che c'è un modo in assoluto giusto. Però bisogna che scegliamo e ecco, l'esempio mi veniva in mente, l'esempio positivo della tassa della prima casa, certo, abbiamo fatto una, nel passato, insomma, il governo ha fatto una confusione enorme, è bene portare chiarezza, ma anche su questo tema, perché è fonte effettivamente di contributo vero rispetto al debito pubblico che abbiamo ancora sulla testa, e quindi credo che sia importante chiarire questo aspetto qua, così come è importante capire in prospettiva qual è il modello di autonomia, fino a che punto, degli enti locali rispetto allo Stato, che è un problema storico, da quando esiste lo Stato, cioè, guardando la storia, no? In questa fase qui probabilmente si è, pur facendo operazioni importanti, un po' stretto, no? Sull'autonomia, però bisogna capire qual è la prospettiva, perché siamo, insomma, la riforma del federalismo fiscale, insomma, bisogna capire in che direzione andiamo, non perché si debba fare domattina, ma per capire da che parte andiamo, in modo tale da muoverci in questa direzione. Sugli investimenti sono interessanti le operazioni, però c'è sofferenza. Noi, la parte del bilancio che a me preoccupa di più, forse anche, è quella proprio degli investimenti, perché è complessivamente la nostra collettività che fa fatica a ripartire, no? Ci sono segnali importanti in questa zona, però, come dire, e non pensiamo, io almeno io non credo che sia opportuno pensare a sviluppi urbanistici, ma a sistemazione delle città, più che altro, a riqualificazione delle città. E l'ultimissima cosa è un fatto più tecnico, ma secondo me è fondamentale per gli enti locali, poi siccome c'è un esperto, ne approfitto, no? Il nostro problema, più che della gestione dei bilanci, e lo vedo anche oggi, perché se decidi che dai questi servizi, li dai, tagli o non tagli, insomma, il problema vero è la liquidità del comune, cioè nel senso che tu non sei in grado come comune di rispettare i pagamenti, cioè questo è avvenuto fino ad oggi, perché avevi dei meccanismi di entrate, ora che è cambiato il meccanismo per cui devi avere la compensazione, bisogna vedere come funziona, perché noi il grosso problema che abbiamo è questo, cioè non essere in grado di tenere dietro i pagamenti che dobbiamo fare mettendo in difficoltà poi i fornitori, adesso la dico molto in sintesi.
oppure fornitori che sono materiali o di servizi, a volte io ho litigato con ERA per dire che noi siamo soci, perché non riusciamo a tenere dietro, ma mica per, ma perché non entrano, perché non c'è una scadenza. Per cui anche un sistema che funzioni meglio, adesso che c'è questo sistema nuovo che funzioni meglio tra lo Stato e i comuni, aiuterebbe moltissimo, moltissimo rispetto alla gestione dei comuni, perché l'importante è sapere, cioè l'incertezza crea dei problemi. Se sai che devi affrontare un problema, sai le scadenze, sai come ti devi muovere. Se non lo sai, diventa una cosa che come dire, è quasi mistica con le ragionerie, però è un problema reale. Quindi queste cose sono importanti secondo me, però insomma andiamo avanti, perché mi sembra che comunque la strada sia buona.